Buonasera ai telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati a questa nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Oggi parliamo in particolare del MIV, che è il mercato per i veicoli che investono in economia reale, e del rapporto con i fondi di investimento alternativi, esaminandone in particolare le potenzialità di sviluppo, le ultime novità dal punto di vista normativo e i principali aspetti legali legati appunto alla quotazione di questi strumenti che stanno assumendo, diciamo, sempre più importanza a livello nazionale, proprio perché sono considerati una leva di sviluppo per il tessuto imprenditoriale e quindi più in generale per l'economia del paese. E affronteremo tutti questi temi grazie ai nostri ospiti di oggi, che vi presento e che vado a salutare, e che sono la dottoressa Patrizia Celia, Head Buonasera. of Large Caps Investment Vehicles and Market Intelligence di Borsa Italiana. Buonasera, benvenuta. Buonasera. E l'avvocato Anton Carlo Frau, partner di Gatti Pavesi Bianchi e specializzato, tra le varie cose, nell'Equity Capital Markets. Buonasera, Buonasera, benvenuto. grazie. Benvenuto. Ecco, io partirei da lei, dottoressa Celia, perché ricordiamo che Borsa Italiana, pochi giorni fa, il 4 settembre, ha organizzato proprio un evento dedicato ai fondi alternativi in investimento e al MIV. E le chiedo appunto cosa è emerso durante questa giornata, dove c'erano diversi esperti a parlare di questa tematica, e perché appunto questi strumenti sono considerati oggi così importanti. Prego. Certo, beh, l'evento aveva l'obiettivo di condividere con il Paese, poi in particolare con il nostro gruppo di stakeholder, quella che è la grande opportunità che i fondi di investimento alternativo possono rappresentare per il nostro Paese. Questo perché all'interno della macrocategoria di fondi di investimento alternativi riconosciuti dalla direttiva europea dedicata proprio agli Alternative Investment Fund Manager, sostanzialmente il sottogruppo dedicato ai fondi di investimento chiuso rappresenta certamente il veicolo che meglio è in grado di traghettare le risorse degli investitori verso gli asset class di economia reale. Faccio riferimento ad esempio a piccole e medie imprese quotate, non quotate, tramite investimento in strumenti azionari ma anche in strumento di debito. Faccio riferimento ad asset class tipiche delle infrastrutture piuttosto che real estate, piuttosto che all'innovazione di particolari tecnologie disruptive e certamente importanti per il nostro paese. Quindi, se guardiamo alla categoria di fondi di investimento, certamente fondi di investimento alternativi di tipo chiuso rappresentano il veicolo da prediligere per andare a canalizzare le risorse degli investitori domestici e internazionali verso queste forme di finanza alternativa da destinare alle principali asset class della nostra economia reale, che possono quindi influenzare la crescita del nostro paese nei prossimi anni. Il convegno aveva l'obiettivo non solo di condividere l'opportunità, ma anche in qualche modo di educare i nostri stakeholders e l'intera comunità finanziaria, innanzitutto perché è un prodotto, e lo vedremo poi anche con Anton Carlo, il prodotto è un prodotto molto tecnico, quindi comunque non si può affrontare in qualche modo la quotazione di questi strumenti nel modo tradizionale, non si può pensare di realizzare un IPO come se si stesse quotando una società industriale, ma invece è opportuno fare degli approfondimenti di quella che è la normativa di riferimento, di quello che è anche l'iter autorizzativo necessario per poter collocare e commercializzare questi strumenti, che ricordiamoci sono vigilati da Banca d'Italia e autorizzati poi alla commercializzazione da parte di Consob, e solo successivamente arrivano in quotazione. Il nostro progetto fa seguito e eco, se vogliamo, anche a quello che è il grande successo della quotazione di questi veicoli, in particolare sui mercati anglosassoni e poi sui mercati del London Stock Exchange, dove ci sono oltre 450 fondi chiusi quotati, prevalentemente nella forma degli investment trust, che è la forma tipica londinese, ma che poi vedremo con Anton Carlo, hanno come equivalente in Italia alla forma del Permanent Capital Vehicle, e hanno raccolto complessivamente, hanno asset a disposizione pari a 220 miliardi, quindi sicuramente un ammontare importante a cui dobbiamo ambire, se non per la stessa proporzione, per la stessa dimensione, ma certamente come modalità di raccolta e come modalità di fondo di investimento da creare e sostenere nel nostro paese per supportare la nostra economia reale. Quindi l'esempio, diciamo, è quello anglosassone. L'esempio è quello anglosassone, soprattutto in quanto a dinamicità del mercato e in quanto anche a utilizzo del mercato per raccogliere capitale, non solo in fase di IPO, ma anche con aumenti di capitale ricorrenti successivi. Poi vedremo che in realtà noi siamo stati un po' più innovativi
innovativi, un po' più creativi in quanto italiani rispetto ai colleghi del London Stock Exchange, e siamo la prima borsa al mondo a mettere a disposizione di questi strumenti una modalità di negoziazione ancorata al NAV, che magari vediamo successivamente, ma che riteniamo possa essere la giusta modalità di negoziazione per questi veicoli che tipicamente investono in asset illiquidi che garantiscono rendimenti di lungo termine, tipicamente non correlati con l'andamento di mercato. Ecco, Avvocato, abbiamo fatto riferimento anche alla normativa, no? Particolare per questo tipo di quotazioni, dove diventa, diciamo, anche decisivo, comunque molto importante, il ruolo dell'avvocato. Le chiedo quali sono le principali criticità dal punto di vista giuridico. Ma allora, rispetto, diciamo, alla quotazione tradizionale di un emittente diverso da un fondo, ovviamente alle procedure di fronte all'autorità, che è tipicamente Consob per quanto riguarda la parte di offerta pubblica e di sollecitazione, e all'application nei confronti di borsa per quanto riguarda proprio i requisiti specifici di quotazione sul segmento borsa, oltre che i requisiti di governance che l'emittente deve avere, si aggiunge ovviamente la parte, diciamo, regolamentare collegata alle autorizzazioni di Banca d'Italia. Diciamo che sostanzialmente stiamo parlando della quotazione, nella stragrande maggioranza dei casi, comunque in termini generali, di un veicolo che raccoglie capitali per investirli successivamente in opportunità di business, tipicamente economia reale. Quindi ha questa parte di vigilanza di Banca d'Italia attesa proprio alla raccolta del risparmio e all'investimento. È un processo che ovviamente è regolamentato da una serie di normative italiane ed europee e che richiede di essere portato avanti in parallelo rispetto alle tre autorità proprio per addivenire alla quotazione. Dal punto di vista, diciamo, del MIV, ci sono dei requisiti specifici da rispettare, ne cito solo alcuni per non tediarvi eccessivamente. La capitalizzazione, cioè la raccolta, deve essere superiore ai 25 milioni di euro, ci deve essere un flottante, cioè una diffusione delle azioni parcellizzata tra investitori in maniera tale da assicurare un regolare svolgimento delle negoziazioni, ma direi che la parte più importante che caratterizza questi emittenti rispetto agli altri è proprio la politica di investimento. È la caratteristica principale, insieme all'esperienza dei manager, che va sottolineata, proprio perché sono dei veicoli che raccolgono capitali per investirli successivamente. L'investitore chiede, e ovviamente la normativa richiede, che venga delineata nei documenti dell'offerta quale sarà la politica di investimento. Può essere una politica di investimento limitata o posizionata in termini geografici, Italia, Europa, Stati Uniti. Può essere una politica settoriale su determinati settori specifici dell'economia, che sia il chimico, il farmaceutico, l'industriale, il commerciale o quello che si vuole, ma deve essere delineata. Unitamente a questo, ovviamente, ci devono essere dei manager che siano in grado, da un lato, di comprovare la loro esperienza nel settore cui intendono dedicare le ricerche dell'attività e delle target, e dall'altro devono in qualche modo convincere gli investitori, quando vanno attraverso il roadshow, a richiedere capitali per successivi investimenti. Quindi quello che connota, diciamo, rispetto a una quotazione normale, il fondo rispetto a un emittente normale, è che l'emittente normalmente ha una storia industriale da raccontare, mentre questa è una storia da costruire, e la storia si fonda proprio sulla capacità dei manager, sulle esperienze dei manager e su una buona politica di investimento, che è parte fondamentale delle scelte nella strutturazione dell'operazione e poi nel roadshow per convincere gli investitori a consegnare parte dei propri risparmi per questa iniziativa. Bene, io con lei, dottoressa Celia, vorrei entrare più nel dettaglio, appunto, del progetto MIV che, appunto, avete rilanciato, e se può raccontarcelo. Certo, assolutamente. Bene, innanzitutto ci siamo concentrati su un doppio aspetto di sviluppo del mercato. Da un lato, un nuovo assetto regolamentare che potesse essere ovviamente compliant con la IFMD, ma che dall'altro lato, quindi con la nuova direttiva dedicata ai fondi di investimento alternativo, ma che dall'altro lato invece potesse soddisfare quella che è l'esigenza di flessibilità che questi team di promotori ci chiedono per poter sviluppare al meglio e nella maniera più efficiente possibile
la propria strategia di investimento. Quindi abbiamo ridisegnato l'assetto di mercato in modo da essere neutrali rispetto alle forme tecniche ed è quindi possibile quotare sia fondi chiusi nella forma ad esempio contrattuale che società di investimento. Siamo neutrali rispetto al fatto che il veicolo sia un veicolo domestico o piuttosto un veicolo incorporato in un'altra giurisdizione europea, che beneficia poi di meccanismi di passaporto alla commercializzazione piuttosto che alla pubblicazione del prospetto informativo in caso di quotazione, ma siamo stati anche neutrali rispetto alle strategie di investimento. Come diceva Anton Carlo, sostanzialmente ci preme che la strategia di investimento sia chiara e sufficientemente dettagliata, ma siamo neutrali. Ogni veicolo che investe in alternativi sostanzialmente ha uno spazio di quotazione sul nostro mercato. Siamo inoltre ancora neutrali rispetto al fatto che i promotori decidano di commercializzare questi prodotti solamente presso investitori professionali o piuttosto coinvolgendo anche il pubblico retail. Infatti il MIV è composto di due diversi segmenti, uno dedicato alla negoziazione di strumenti aperti alla negoziazione da parte di investitori retail, uno invece dedicato esclusivamente alla negoziazione da parte di investitori professionali. Successivamente ci siamo poi interrogati sulla migliore modalità di negoziazione da mettere a disposizione di questi strumenti e lo abbiamo fatto perché spesso quando dialogavamo con gruppi di promotori ci veniva detto che la quotazione in qualche modo li spaventava per via dei grossi sconti su NAV che tipicamente si formavano sui mercati per gli strumenti quotati. Abbiamo verificato se questa era una condizione patologica del mercato italiano o piuttosto una condizione diffusa e che piuttosto si osservava abbastanza frequentemente anche sugli altri mercati e abbiamo visto che anche nei mercati più sviluppati e anche sul London Stock Exchange esiste una ampia proporzione di veicoli che negozia a sconto su NAV e in alcuni casi anche con degli sconti che sono importanti rispetto al NAV. Quindi innanzitutto lo sconto su NAV non è una patologia ma va vissuto invece come un elemento fisiologico all'interno di determinate bande che caratterizza la negoziazione di questi strumenti e ci siamo poi concentrati sulle motivazioni che determinano questi sconti su NAV e abbiamo trovato la risposta in quella che è la natura tipica dello strumento e in quella che è poi l'esigenza e la decisione di investimento di un investitore in uno di questi strumenti. Come dicevo prima, sostanzialmente chi investe in un veicolo di investimento crede nella capacità di un gruppo di promotori di identificare una strategia di investimento, di comprare degli asset e di generare dei rendimenti grazie alla rotazione in portafoglio di questi asset. Si tratta quindi di una strategia di investimento tipicamente di medio e lungo termine, non si può pensare di comprare lo strumento e negoziarlo tutti i giorni sul mercato, non si può pensare di poter valorizzare quotidianamente lo strumento sul mercato, ma quello che si può fare è dare a questo strumento, in particolare a questi investitori, una opzione di liquidabilità della quota sul mercato. Quindi il mercato che risponde all'esigenza di vendere, ma che non ha la pretesa di fare price discovery e che invece ha l'obiettivo di riportare sempre gli investitori a ragionare su quella che è la valorizzazione degli asset in portafoglio. Quindi il NAV, che è il net asset value, cioè la valorizzazione degli asset in portafoglio, che diventa al centro delle considerazioni di negoziabilità delle quote, con il classico prezzo di riferimento che viene svuotato di significato e che viene invece sostituito dal prezzo indicativo, che è appunto questo NAV, attorno a cui andiamo poi a costruire delle bande di oscillazione di negoziazione consentita e riconosciamo anche delle bande fisiologiche di sconto sul NAV. Faccio un esempio, ad esempio per NB Aurora, che è un fondo di private equity costituito nella forma di SICAF, quindi una società con durata diciamo di lungo termine, non di breve termine come quella che tipicamente vediamo nei fondi di private equity, la banda di oscillazione consentita è stata definita nell'ordine del più o meno 15%, quindi i fondi di private equity prevedono che, per i fondi di private equity prevediamo che sostanzialmente ogni prezzo teorico che prevede uno sconto su NAV nel limite del meno 15%, automaticamente il contratto venga eseguito e validato in piattaforma. Per tutti quei prezzi teorici che invece portano ad uno sconto su NAV al di fuori di questa banda, applichiamo i nostri classici poteri di vigilanza ai mercati, possiamo anche decidere di validare e accettare quindi uno sconto su NAV superiore, quindi del meno 20-25%, meno 30%, ma ciò che conta è che quel prezzo diventa un prezzo di esecuzione
l'esecuzione di quella transazione e non è in alcun modo correlato con la formazione dei prezzi che successivamente vedremo in piattaforma, perché sostanzialmente dal giorno successivo il prezzo indicativo continua e ritorna a essere il NAV e quindi ogni giorno gli investitori valorizzeranno sostanzialmente o comunque faranno delle proprie considerazioni di negoziazione a partire dal NAV e sulla base delle contropartite che troveranno dall'altra parte del book. Ecco, la dottoressa ha citato l'operazione Nebbia Aurora che avete seguito voi come studio dal punto di vista legale e le chiedo di raccontarci questo caso specifico anche dal punto di vista delle criticità legali che sono emerse. È stato un progetto molto interessante, un po' ambizioso, ma alla fine siamo riusciti a portarlo in porto, non per merito dei legali ovviamente. È un progetto ambizioso perché è il primo caso di cosiddetto permanent capital, cioè è una società, un fondo, un FIA, creato per avere una durata lunga, nel senso che è previsto l'investimento e il successivo reinvestimento, i successivi veicoli, come se il fondo continuasse appunto in maniera permanente e senza che quindi vada mai ad erodere o a distribuire ai partecipanti, al fondo, quindi agli azionisti, parte del capitale. Ciò che viene distribuito agli azionisti è soltanto ciò che eccede il capitale. Da qui il concetto di permanente. Perché permanente? Permanente per una ragione principalmente industriale più che finanziaria, e cioè per avere un approccio diverso alle target e agli imprenditori, un po' diverso da quello dei private equity, perché essendo un permanent capital non ha necessariamente la necessità di liquidare l'investimento a una certa data definita, che siano 3, 5, 7 anni, non cambia. Può teoricamente restare investito anche per 20 anni, è chiaro che non è la logica con cui si investe, ma ha una maggiore flessibilità. Quindi questo consente, una volta trovata la partecipazione in cui investire, di decidere con l'imprenditore qual è effettivamente il momento giusto per realizzare la cosiddetta exit, che può essere o la vendita o più auspicabilmente la quotazione sul mercato. Quindi permanent capital, che vuol dire anche fondo chiuso, perché ovviamente per essere permanente vuol dire che nessuno degli azionisti ha la possibilità di chiedere il riscatto delle quote come avviene nei fondi. Dall'altra parte, per consentire a un azionista che intenda a un certo punto disinvestire, la quotazione sul MIV, perché ovviamente attraverso la vendita delle azioni il capitale del fondo rimane intatto, ma dall'altra parte viene consentito agli azionisti di liquidare. Ulteriore caratteristica innovativa di NB è che è un fondo costituito in forma di società per azioni lussemburghese, cosiddetto RAIF, eterogestito, cioè la procedura di gestione degli investimenti è affidata a un gestore autorizzato, un IFM, che tramite i soggetti a ciò delegati cura tutta la parte di investimento. Quindi questo consente di, diciamo, ottenere delle risorse da un management che ha come principio scopo proprio quello della ricerca degli investimenti attraverso tutta una serie di procedure delineate dagli accordi, dallo statuto. Altra caratteristica è che in funzione di questa natura del fondo si è proceduto ad emettere azioni di classe diversa per consentire la remunerazione del management che lavora e quindi c'è una disciplina di azioni speciali che in sede di dividendo hanno diritto a un certo ammontare di dividendi superiore rispetto alla parità pro quota sul capitale sociale per consentire la remunerazione della gestione, o meglio le performance. Anche nel caso di NB ovviamente la politica di investimento è stata molto importante, il focus di NB in particolare è principalmente in Italia. Ultima caratteristica che voglio segnalare è che appunto NB è riservato esclusivamente a investitori professionali e quindi non è aperto a retail. Questo dipende anche dalle caratteristiche del veicolo del RAIF, che è per definizione aperto solo all'investimento da parte di investitori professionali. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, appunto contiamo che questo tipo di strumenti prenda sempre di più piede, proprio perché sono fondati sull'economia reale del paese, per cui possono essere veramente un veicolo di rilancio. Grazie di nuovo. Grazie a lei. Grazie. E un saluto ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata.